Ciao a tutti ragazzi da Corso Trove, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Siamo qui con un nuovissimo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, con un duello dimensionale. Siamo ragazzi con il quart'ultimo degli episodi, diciamo così, delle sfide, ma il penultimo degli episodi di GX, perché sapete facciamo due sfide alla volta. E cominciamo subito ragazzi con un bel pollice in su, spolliciate, Drago Arcobaleno, intanto si parla qua ragazzi, che figata. Spolliciate perché ragazzi mi serve tantissimo supporto per questa serie in particolare, quindi so che possiamo raggiungere un numero elevatissimo di like, quindi mi raccomando sostenetemi e fatemi crescere alla grande e continuare alla grande con questo canale. Ottimo. Mi stai dicendo che giocheremo con Jesse? Dimmi di sì che io adoro le bestie, cristallo. Dai, 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 perché dobbiamo ancora giocare con le bestie cristallo, quindi sì. Siamo Jesse ragazzi, giocheremo con le bestie che stanno per la prima volta, penso. Perché abbiamo giocato contro ma non con al momento, se non sbaglio. Quindi benissimo, benissimo, benissimo. Ok. Comunque dicevo ragazzi, pollicione su, iscrivetevi e cominciamo. Che figata, che figata. Allora, Cyber Fenice, lui c'è il deck Cyber che non ci capisco niente, vabbè. C'ha effetti lunghi chilometri. Allora, questo vedete. Ok, sei un po' inutile insomma. Ok. Ok, me lo ricordavo da quando abbiamo fatto contro. Sì, è un po' sì come Kuribo. Ok, questo è lo spolverino, me lo ricordo. Posizioniamo, questo può essere utile. Mettiamo in difesa il Carbuncle, che ci servirà appunto da mettere nelle carte magia e trappola. Ok. Vedete, scusate un attimo, viene considerata come una. Cosa c'è? Vedete la scoperta del genere? Come una magia continua. Come una magia continua, quindi può essere per quell'effetto là che vi dicevo. Di Aviel, non mi ricordo mai come si chiama. Ok, una bellissima cittadina qua. Assolutamente sì. Come? Ah, ok, meno che spavento. Ok. Non so perché abbia messo adesso, non ho capito bene. Ermammut, ragazzi, Ermammut, tanta possanza. La possanza del mammut. Vieni, mammut. Grande, che figo che è il mammut Ambro. Grandissimo, grandissimo. Giusto, giusto anche, non pensavo fossero così forti. Ah no, 1200 d'attacco infatti. Che l'effetto non lo conosco nemmeno di quell'altro. E terminiamo il nostro turno. Fa un po' da barriera, no? Quel mammut là davanti. Ha più attacco della tigre quando non attacca. La tigre raggiunge il 2000 solo quando attacca. Drago Arcobaleno, ok. Cimitero nel terreno 7, ok. Un po' di attaccare qua. Ottimo. Praticamente pesca quando si distrugge, fortissimo. No, attaccare direttamente attacca questo. Ottimo, ottimo, ottimo. E che ce l'ha fatto senza spolverino, senza Drago Arcobaleno. Che forte che sto deck, ragazzi, anche col Drago Arcobaleno. Mi piace troppo sto mazzo. Aia, serve Drago. No, 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 no. 4 mostri? Cosa fa? Ragazzi, non c'ho la webcam, ma sono a bocca aperta, cioè non. È un 3002. È un 3002. Aia, aia, aia. È un 3002. Quell'effetto? Sì, a sto punto sì. Sono 1000 anziché 2000. Che fai? Ah, perché ne ha distrutti due. Figo. Proprio. Allora, rilascio dei cristalli. Sì. Nel tuo deck. Caspita, era utilissima questa. Era utilissima se avessi avuto qualcuno così aveva fatto lo spolverino qua.
Aspetta, mi serve fare lo spolverino lì. Ma non posso toglierne una lì per pescarla. Ma mi conviene a sto punto, mi conviene sì. Mi conviene sì. Ho preso un altro spolverino, mannaggia la miseria. Inutile, inutile. Assolutamente inutile. Un 3002 ragazzi, un 3002. Attivo l'effetto. Attiviamo l'effetto di sto coso. Almeno mi paro un po' il sedere. Dai, mi serve qualche cartina buona. Ok. Ok. Dovevo farlo prima, dovevo farlo prima, dovevo farlo prima. Ma non è mai troppo tardi, posso ancora farcela secondo me. Non so come, ma posso ancora farcela. Allora, basta che mi attacchi e non metta altri mostri. Ok, ottimo. Adesso così userò lo spolverino al prossimo turno, ragazzi. Sì. Dimezzami il danno. Solo così poco mi ha fatto? Quanto attacco sai, scusa? 3002. Allora. Spolveriamolo? Ok. Nel terreno ci vede meglio o no? Sì. L'importante è che si distruggono quelle dell'avversario. Everybody. Everybody. Sono due. Mannaggia. Vabbè, venite voi due. Ragazzi, per quanto poco mi sono salvato, mannaggia. Ok. Mi spiace per la città delle rovine lì che non c'è più. Mi evocata, poi metto l'onda alla tua mano. Dai, ecco, ci metterò una tutta. Carta magia continua. Vabbè, eccetera, eccetera. Facciamo dal deck. Dal deck, è inteso dal deck. Ah beh, dice da lì il sopra se è deck o altra roba. Mettiamo una bella tigretta. Mi fa molto comodo lì. Poi potenziamo in attacco. Ah sì, lei. E attacchiamo. Attacchiamo ragazzi. Ecco, potevo mettere il drago arcobaleno, me ne ero accorto. Sapete che forse potevo mettere il drago arcobaleno? E non me ne ero accorto, mannaggia me. 7 mostri bestia cristallo. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7! 7! 7, il numero massimo di qualsiasi cosa, infatti. Treno cimitero. Scusate, 1, 2, 3, 4. 1, 2. E 3. Boh, non so che si fuma sto drago arcobaleno. Cioè, essere chiamato per non avere un nome del genere, qualcosa si fuma, però vabbè. Dai, che ti sconfiggo. Sconfiggo i tuoi dragoni meccanici incredibili con i miei mostriciattoli. E non so perché qua continua a non darmi niente. Niente. Con nomi diversi adesso ho visto. Quindi chi è che manca all'appello? La tartaruga manca. Mannaggia la tartaruga. Vabbè. Attacchiamo. Anzi, attacco con lui per non avere problemi. Non sarebbe servito. E finiamo col mio amico Mammut. Che bel mazzo, ragazzi. Che bel mazzo. Mi piace troppo. Bellissimo. 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 Mi piace troppo. Mi piace troppo. Scatenando il drago. Ok. Jaden contro Blear. Lì come si chiama? Anzi no, Marcel, ho visto un bambino, pensavo. Ok, eccolo qua, Blair, no Blair. È un bambino o un bambino? Boh, non lo so, non lo so, non lo so. Tra ultra aliena. Boh.
Koalo Koala? No, io vi voglio bene. Inventori, ma anche doppiatori, vi voglio bene. Ok. Come dicevo per prima, mannaggia. Spero che il deck di Jaden sia all'altezza, perché mi sta un po' deludendo. Specialmente ultimamente. Mannaggia, quando vedo i Rolf Azul dico mannaggia. Poi sta carta è ancora più una merda. Ma fa schifo. Che schifo è? No ragazzi, perdonatemi, so che non, magari non, qualcuno non va giù, però ragazzi, non si può giocare con un deck del genere. Non si può. Piuttosto uso il mio schifoso deck che ho fatto ancora all'inizio, ma che almeno qualcosina c'ha. Perché ragazzi, veramente non si può. Delle carte veramente schifose. Almeno quell'altro col mazzo nubiano, quello col mazzo... Ce n'è qualche combetta? No, qua no, qua no. Carte Acazium. Se non becchi le carte fusione da poli, non va niente. I primi mazzi di Jade che mi mettevano nella storia erano molto più forti. Vabbè, un bel guerriero di Ardesia e passa la paura, no? Non diciamo niente. Vabbè. Noto che per cominciare, se mi è paura mettere qualcuno in attacco, mettiamo un bel soldatone di pietra. Vedete, sono carte semplici, vedete? Però, cioè, hanno un loro perché. Non è una combo tra loro, no. Loro attaccano, attaccano, attaccano e... E niente. Caspita. No, mi va bene, mi va bene, mi va bene. Mi va bene. Lascia stare. Ok, la distruggo. Potrei attaccare con salto di pietra. Però mi... Troppo scomodo per un mazzo che... No. Ah, ok, scoperti. Beh, comunque intendete sempre scoperti. Ok. Questo era già un demone, quindi non, un carissimo guerriero dell'Ardesia non si scomoda più di tanto. Dato guerriero dell'Ardesia che è fortissimo. Se lo metti scoperto, poi lo scopri, diventa addirittura un 2004-2005. Potevo mettere... Cioè, 2004-1900, scusate. Potevo mettere lui primo turno coperto e poi mettere magari il mio cacciatore. Però pensavo me l'avessi attaccato, invece è un tipo di mazzo un po' diverso. Va bene. Siamo già messi bene comunque, quindi sono contento. Cioè, in campo siamo messi bene. Poi appunto siamo messi bene. Cioè, se è una partita easy easy mi va anche bene, sapete. Non è che devo sempre soffrire. Quest'ultimo penultimo episodio. Anzi, questo penultimo, no ultimo, sì. Episodio di. Questo ultimo penultimo sto per dire. Episodio di GX. Quindi mi va benissimo. Mi va benissimo. Vai me caccialo. Me cacciatore! Guerriero d'Ardesia. E non ci posso credere. Salto di pietra. Vittoria ragazzi, vittoria. Vittoria. Quindi sarebbe lui il francesino di merda. Scusate. Wow. Ok. Ok, prossimo quindi sarà Jaden contro Jesse. Mamma mia, quanto mi piacerebbe fare il contrario. E poi Jaden contro Yabli, come caspita si chiamava quel bambinetto lì trasformato. Ok, quindi per questo episodio può essere tutto. Mi sembra sia durato anche un po' meno, non vorrei dire una scemenza. Comunque ragazzi, un bel mi piace, iscrivetevi, commentate. E mi raccomando, continuate a superare la serie e supportarmi in generale. Un saluto a tutti, il vostro Core 09. Ciao ciao.